so se riuscirò. Quanti allenatori ci hanno messo qua? Più o meno. Sì, il cimitero Pokémon. Sei arrivato al cimitero? Eh sì. C'era una torre piccolissima, sono entrato 87 piani. C'era la porta... oddio, non so se sono arrivato fino a Lavandonia, non credo, però... Però si sa mai. Non si sa mai. Sì, sono proprio io. Ho fatto un video con Pietro Morello sul daltonismo. Ero proprio io. Ciao Ruhan. Dai, che paralizzato. E là là. Male che non era molto efficace. Devo trovare anche delle mosse per sto ragazzo qui, ma le mosse sono introvabili. Ma poi non so che mosse impara per livello. Sarebbe interessante quella. Però se ve lo se lo dico poi Charlie capisce magari che Pokémon è. Ai ai ai. Paura, Potter. Interessante quella che per il ragazzo, no, che sapete, quella che capito? Ho fatto la mossa, non so se hanno, cioè, se hanno capito. Vediamo se qualcuno lo scrive. Ciao. Che mossa è? Devo togliere sta rabbia da davanti. Buon lavoro, Pineapple. Ma poi perché l'ho attaccato? Non so se la puoi scrivere in chat, la puoi scrivere. Vediamo se effettivamente è giusta. Facciamo un altro tentativo qui, facciamo un altro esperimentino. Vediamo se noi facciamo questa cosa. Quanto danno facciamo? Sì, vabbè, amore, ripeti il gesto, Oddio. Che è? Però sarà sottolivellato, quindi... MT 96. Che roba? Ah, forza. Ah, ok. E questa? Che me dà? Velo puro. Ok, vabbè. Abbiamo preso forza. Aspetta. Devo questi non lo so affrontati, aspetta. Senti, ma lui lo prendiamo, secondo me no. Oh, yes. Ma che c***o. Vabbè. Troppo mainstream. Inutile. Poi non è così forte. Sì, è forte, ma... Ma di qua come devo andare a fare questa cosa? No, che palle! No, che ipnosi. 60%. Non vi sopporto più, Pokémon selvatici, siete così inutili. Il mio Pokémon preferito è Cyndaquil. Forte, ma... Fino a una certa. Non ce la faccio più, ti giuro, voglio uccidere tutti i Pokémon selvatici del mondo, ma uccidere nel senso che proprio non... Terminare con una bomba nucleare. Che non spawnano più. No, ma esatto. Che... Una Duke. Cioè, ma si può che così avanti nel gioco gli unici Pokémon che metti disponibili sono Bibarel e Starevia? Avanti nel gioco, mo esageriamo. Vabbè, però, cioè, comunque arrivato a questo percorso metti qualcosa di interessante, che ne so. Se no la gente veramente si ammazza quando va nell'erba alta. Non credo ci sia questa opzione su Pokémon. Game. Vabbè, io sono arrivato alla città. Io non ancora, perché mi sono distratto a fare una cosa. Baccafico. Oh, la Baccafico è quella che recupera PS. Se non sbaglio. Vediamo se ci stanno almeno le Mega Ball in questo market. Se no, veramente, cioè...
Dai, vediamo se avete capito che mossa è. C'è la rete ball, minor ball, scuro ball, ma non le mega ball. Non le mega ball, non ce le vogliono dare le mega ball. Ma sul serio? Fa ridere questa cosa, veramente. Cioè, a parte, mi sa che le scuro ball in realtà sono come le ultra ball nei sotterranei, sai? Quindi, ah, sì? Perché credo li conti come grotta. Come grotta. Quindi forse... Vabbè, io le prendo. Secondo me sono molto efficaci. Boh, spero, perché se no non capisco. Non io che sto letteralmente spammando A per uccidere gli allenatori che sono inutili. Siamo troppo livellati. Il tuo Pokémon che odi? Zubat. Pokémon brutto e inutile. Ma gli si vuole bene. Sì, infatti, le scuro ball sono meglio delle ultra ball. Però non so se i sotterranei vengono considerati come esatto. Grotte. Come grotta. Che... capito quello? Quello è il fatto. Senti, dove andare? Aspetta, chi c'è sta qua? Baccananas. Vabbè, io prendo tutto, anche se... i sotterranei funzionano? Ok, allora... allora, ok, dai, si sono salvati. Questa volta. Cavolo, finalmente sono catturabili i Pokémon, perché se no con le Pokéball stavi un'ora. Sì. E levati. Sei Gidoff di sta scema, ce l'ho fatta a liberarmi. Ma in Junior selvatico adesso. Ma che cazzo? Ma che sottomissione! Ma te pare? Per lui! Allora, mi serve una mossa del suo tipo che... oh, vedi che Zizio ci è arrivato! Sottomissione. Il famoso. Se qualcuno l'ha capito, sì. Bella questa mossa, mi piace. Dobbiamo decidere a chi insegnarla, però mi piace. Vediamo un po'. Potrebbe impararla attraverso il livello. Interessante questi Pokémon che ci sono qui. Mosse apprese. La prossima live sarà domani alle 18, ragazzi. Non la impara. La impara tramite MT. Cazzuzza. Sì, Ziz. Ricordo a chi mi segue su TikTok di mettere like alla live. Se volete vedermi giocare, venite su Twitch, charlie_basso. Sono in live con Vapov, in doppio. Vero, Vapov? Domani alle 18 siamo in live. Domani alle 18, sì. Domani non facciamo al 40, vero? Facciamo al 35. 35, sì. Ma che poi in realtà forse non serve neanche livellare per domani, mi sa. Perché se no andiamo... esatto. Ma era per avere, no, un level cap. Però. Andiamo, mi sa, troppo in là. Che ci sta qua? Che è questo? Madonna, sta bici. E leva, mo pure Scizor ci si mette. Caffè baita. Ah, me. Non lo voglio. Però devo prendere Pokéball, metterci qualche mossa interessante. Che bello crittare quando è inutile. E non crittare mai quando serve. Non si passa qua? No. Tipo Giovanni. Bella me.
Ci sta qua. Beh, in realtà sì. Shallows sì. Questa è carina. Non è gatto, non è Shallows teoricamente, quindi dovrebbe andare bene. Ciao Sara. Madonna, che palle che ti fa body block il... Ciao Sara. Il coso, il Pokémon. Cos'è? Tipo il block di... Sì, di Snorlax. Di Snorlax. Ciao Nicole, ciao Greta. Saber, mi serve quella che ha scritto Ziz prima. Non so dove si trovi. Clefairy. Paoni. Pure il crit. Sarebbe morto 3 volte. Vabbè, ma siamo 10 livelli sopra. Ottimo questo. Sto passando di qua. Solo... Anche Unite abbiamo perso. Solo per vedere ci sta qualcosa. Ma siamo qua, va. Oh, una Mega Ball adesso. Grazie. Solo tu le trovi le Mega Ball comunque. Porca zozza. Palle. Vabbè, ma ormai non mi serve più, abbiamo le Scuro Ball. Vediamo. Scuro Ball sono meglio della Ultra Ball in grotta? Sì. Oh. Kadabra. Vai alla Kazam. Alla Kazam. Posso per favore? Grazie mille. Non ho fatto neanche un passo, un altro Pokémon già. Ma questo è un Gyarados disegnato dietro la schiena. Ma fantastico, dov'è? Vai Gastrodon, conto su di te. Bene, bene. Ti ha dato ragazzo viceversa oppure ferito nella relazione a distanza. Si trasferirà lei qui molto presto. Cioè molto presto, senza... Siete già sfidati? No, non ci siamo sfidati ancora. No. Dobbiamo prima fare la palestra. Sì. Cazzuzza. La palestra. Piega a palestra. Il rivitalizzante mi serviva. Rubo. Poi mi sa che è più forte questa piuttosto che notte sferza. Incredibile, ragazzi. Non, avete visto come li ho schivati tutti malissimo? Bellissimo. Che potenziata. Oddio, questo che tipo era? Mica ricordo. Vabbè. Questo c'ha una difesa della Madonna. Shieldon. Grazie. Sì, sì, sì. Fai così, fai così. Dopo le sfide, però. Ma tu eri andato in cima al cimitero? Sì. Perché? Quindi ti hanno dato la MN Forza, sì. Sì. E il Velopura ha detto che tiene lontani i Pokémon selvatici. Sì. Lo devi dare al primo Pokémon in squadra. E funziona? Se non si bugga, sì. In teoria dovrebbe funzionare così. Percorso 218? Non credo. Mo controllo, ma non credo.
Il percorso l'hai percorso. Allora, sottomissione 218. Io che sto facendo il possibile per schivare tutti gli allenatori possibili, perché non c'ho assolutamente voglia. No, ma pure io. Ok, cavolo sta 218? Mi dica che sta qua sopra. No. E sta qua. Cioè, tu conosci Bitcoin e in generale cripto? No. So cosa sono, ma non le conosco. Nel senso, non pratico. Non faccio investimenti o cose. Perché? No, raga, dove sta? Di questo è 219, 220. Che cavolo sta il 218? 218! Ma tu sei arrivato a Rupeopoli proprio? Quasi. Questo è 215, 214 qua, dopo scende. E quindi dove... 230 questi, no. Ma raga, manca solo quello. Ma 223. Di che stai parlando? È un percorso che mi serve. Ah, ok. Perché... questo no, che non 222 trovi. Non esiste, non esiste. Posto. Ottimo. Questo no. Canalipoli. Ok, qual è Canalipoli? Un po' di cose. Oh, le scurable le prendiamo anche noi. Oh. Quale cavolo è Canalipoli? Ciao. Ah, questa. Namo. Ma... ci posso già andare? Senti, ma c'è il volo? Anche al centro commerciale di Giubilopoli? Che sarebbe... ah, figo. Oh, ma qui c'è l'ostello. Ah, è questa. Ho trovato l'ostello, tu l'hai usato? No. Voglio andare a prendere quella MT là dietro. Cioè, non so se è una MT in realtà, quella Pokéball. Vedete anche il post-game? C'è un post-game? Boh, vediamo. Andate 3 ore per cercare il 218. Ma perché non li mettono in ordine? 201... Rupeopoli? Ah, quindi questo di adesso. Rupeopoli è dove stiamo andando? O sbaglio? Sì, Rupeopoli è dove stiamo andando. Però non penso ci sia quella MT. Boh, vediamo, ma... difficile. Questi due tanto per vedere come... troppo. Speriamo, speriamo, però... ok, ok. Andiamo a guarire i nostri Pokémini. Andiamoli a guarire. No, oh, questo mi body blocca. Pure al casino. Non so se hanno messo il casino su sto gioco. Sempre stata una cosa molto controversa con il casino di giochi Pokémon. Pubblicità. Pubblicità. Dai, che individuo. Me l'hanno levato per il negozio di vestiti. Immaginavo. Ah, beh, che cavolo. La cosa che puoi entrare nelle case delle persone non riuscirò mai viva. Quindi l'avranno messo in qualche altro punto. Stava yeah. Pure lì. Interessante. Ma dove lo trovi un Bonsly? Cosa? Dove cavolo lo trovo un Bonsly, scusami? Che ne so. Perché? Che ti chiede? Boh, ci ho trovato un...
un tizio che chiede un Bonsly e se glielo dai non so cosa ti dà in cambio. Cioè c'è un suo giornalista che ti chiede di vedere un Bonsly perché deve scriverci un articolo. Pensate, se lo catturasse da solo, sfaticato. E levati, madonna. La lastra pugno. Vabbè. Là sotto che ci sta? Baccananas. O comunque veramente le baccacedro sparite. No, non credo averne trovate nessuna. Baccaperino. Vabbè, mo gli do sto velo puro, non può essere. Ogni passo è un Pokémon, porco due. Sì, anch'io gliel'ho dato. Non serve a quanto pare. Ma c'è scritto solo che rende meno probabili gli incontri, non è che... Ma questo è il gioco che con Let's Go Pikachu, Eevee e Pokémon Spada e Scudo due persone anziane ti danno Mew e un altro leggendario, sì. Proprio questo. Mew e Jirachi ti danno. Vabbè, il repellente mi sembra esagerato, dato che se magari c'ho qualcosa, cioè c'è qualcosa di interessante. Tipo un leggendario. Ma non posso andare all'erba alta con... Ma in che senso, scusa? Ma che servono sti cosi? Cioè, non hanno senso. Questa è carina. Se metti dietro agli alberelli, che senso c'hanno? Tanto le possiamo... Madonna mia. Le possiamo fare in qualsiasi momento. Cioè, non è che ci dici che dobbiamo portare dietro il Pokémon con taglio. Cioè, ce l'abbiamo nel Pokémon. Esatto, non c'è nemmeno... Cioè, mettere a questo punto, mettere veramente le... Le rocce e gli alberelli ha pochissimo senso. Cioè la difficoltà era che dovevi andare indietro a riprenderti il Pokémon che ti serviva. O portartelo sono... dietro. O portartelo dietro così e... Boh, è lì. Ciao, Classic. Rumori strani. Giraffa rig. No, non penso. Se ne hai 5 ziz, non credo che tu l'abbia acquistato al centro commerciale, no? Non lo so, però questo fa fake out. No, niente fake out. Ronax, è una cagata? Sì, però è anche comodo. Cioè, secondo me andava semplicemente rifatto l'ambiente. Perché ok, ci sta che non ti devi portare più dietro il Pokémon. Però non mi metti gli stessi piccoli dungeon che se usi taglio ti dà la Pokéball. Cioè, non ha più senso, perché tanto qualsiasi Pokémon tu abbia... comunque lo puoi prendere perché ce l'hai nel Poké Cron lì. Ciao Mole. Quindi boh. Infatti in Spada e Scudo non c'era proprio questa meccanica, se non mi sbaglio, no? No. Non c'erano alberelli da tagliare. Bellissima questa animazione. È stato troppo di Mewtwo. La bici. Io c'ho Pokémon nel 32 più o meno. Vale. Questo è interessante. Madonna. Wow. Incredibile questo Pokémon. Chiaro, questo c'ha un set... Pesante. Pesante il set di Torterra. Che non è ancora Torterra, però. Al 36 si evolve. Penso di sì.
No, non è vero. Una mega ball incredibile. Non è vero. Questa mega ball inutile. Non si evolve al 36. No. No. Si è appena evoluto. Che metti quelli Psyduck lì? Si è appena evoluto? Sì. Ah, quindi si evolve al 32? Sì. Lo ricordavo al 36. Mm. Ma non volevo sfidarti, vabbè. Ciao, retto. E adesso pietra. Che si toglie? Vengo qui in cerca di aiuto. Qualcuno ha un Drifloom? No. I'm sorry. No Drifloom. Sì, però rimaniamo con una mossa che è una 55 ad area, che noi faremo quindi lotta in doppio, foglie lama. È abbastanza scarsina. Semitraglia, però. Mm. Semitraglia va su entrambi. No, è monotarget, vero? Monotarget. È vero che c'ha probabile brutto colpo, però. È comunque un 12%. Ne... Più che altro troveremo altre mosse più forti. Qual è l'altra mossa? Boh. Semitraglia. Non ce la faccio più con questi allenatori scemi. Vabbè, togliamo semitraglia. Anche se non è così scontato. Però cavolo. Petalo Dance. No, che okay, Petalo Dance è una monnezza. Oh, la bacca kiwi. Questa pure recupera vita. Bacca mango, pure questa. Allora, avrò delle bacche per la prossima sfida. Top. Oh, sono arrivato qua. Team Galassia. Dobbiamo fare una roba col Team Galassia prima? No, che ha detto? Mi sa di sì. Questo è il magazzino, non è... vabbè. No, verde bufera è speciale, amore. Mazzolino sì, ma non so se lo impara. Tra un po' anche il nostro Primplup si evolverà allora. Al 36 loro si evolvono. Solo Torterra si evolve al 32. Davvero? Sì. Quale motivo? Boh. Ma è vero. Vedrai. Dopo la Lega Radicalbero. No, Radicalbero fa sta un turno fermo. Seme bomba ad esempio potrebbe essere interessante. Indossa. Non ho niente, vabbè. C'è il negozio di vestiti comunque, sì. Sì, no, ma seme bomba è già più interessante, però non so se la impara e quando, come e perché. Radicalbero. Sì che... Ciao. Che cos'è questo? Ah, il magazzino. Non sapevano che metterci. Ma perché ho usato questa? Sono scema. Ma che ma ci sta una palestra qua? Ah, eccola. Ok. Ah, qua sta il centro commerciale poi, oh. Legnicorno. Legnicorno pure sarebbe figo, però... Non lo so. Dove sta sto centro commerciale? Dovrebbe essere un edificio grosso. Se no. Qua. No, questa è la stazione. La sede del Team Galassia. Il mio Pokémon preferito è Cyndaquil. Ciao Matti. L'unicorno comunque sarebbe sbroccata.
veramente sbroccata. Cioè, fa danno e si recupera vita. Ciao Simo. Copri rovine. Ah, eccolo. Vediamo se ci sta qualche ammetti interessante, dai. Ragazzi, io sono un amante della seconda generazione. Pozione, vabbè, cagate. C'è il centro commerciale a Rupeopoli? Sì. Oh. Sono le Ultra Ball, ma a sto punto non penso ci servano più. Io prendo, ho preso le Scuro Ball e via. Questo che è? Niente. Andiamo sopra. Tre commesse qua. L'applicazione contatore. Che ci faccio? Che è la calcolatrice? Ah no. Che carino. Proteina, vabbè, queste diciamo un po' troppo tryhard. Perché sei così carino? Velocità X, madonna, ste robe, perché non le tolgono dal vigore, gioco? Certo che ha vigore. Ma c'è qualcuno mai che ha utilizzato velocità X o attacco X o qualsiasi precisione X? Sì, per le speedrun. Davvero? Sì, delle speedrun in cui lo usavano. Oh, ci stanno le MT. Ok. Delle MT interessanti. Falso finale pure può essere carina per catturare i Pokémon. Per catturare i Pokémon sì, però devi darla a uno stronzo che non userai mai in battaglia. Cacchio vuoi la cacchio? Wow, una pezzina di etere, credi. Vabbè, ma qua ci stanno delle MT fantastiche. Palle. Sto spendendo tutte per le MT. Io sto ancora litigando con tutti gli allenatori di questo posto del cavolo. Non li sopporto più, ti giuro. Io penso che il mio Pokémon preferito sia Mimikyu. Oh, Mimikyu è un Pokémon troppo carino. E poi a me fa spaccare che in competitivi usavano Mimikyu con Focal Nastro. Sì, tempo fa, poi hanno nerfato. Però di recente hanno nerfato, cioè è una cosa abbastanza... È no. In Spada e Scudo. Infatti. Allora, questa. No, non su. Ma dai, non so la Gazam. Perfetto. Tra l'altro io ho trovato il calcio, quello che serve per aumentare l'attacco speciale, no? E... E quindi se ci sono queste robe vuol dire che ci sarà un modo per buildarsi Pokémon competitivi a questo punto. Sì, sì, ma quello è sicuro. Vabbè, il breeding sta ovunque. Sì, però c'è una cosa, il breeding di Spada e Scudo, che è molto più semplice, è molto più cioè meno sbatti, insomma, no? Una cosa è il breeding degli altri giochi Pokémon, cioè non avrei assolutamente voglia di fare quel tipo di breeding lì. No, però penso sia comunque abbastanza semplificato. Semplificato, non lo so, si spera. Non lo so, sinceramente non ne ho idea. Io... I super tappi, queste robe qua, no, però non penso ci siano, quindi... Guarda, sto 20 l'ho. Ma dove devo andare? Questa a chi la do? Queste due a chi le do, raga? What? Ma dove dobbiamo
dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Sei qua. Questo basta. È un disastro. Ciao. Ciao. Ma è possibile che il Gastrodon al 32 sia più lento di un Ponyta al... Un Ponyta, oddio, mio Ponyta, ti prego. Lo so che è sbagliato, ma Ponyta, l'ho sempre letto Ponyta, Ponyta... Ma Ponyta è più bello. No. Sì, ma io Ponyta. non ho nessuno su cui mettere questa mossa. Cioè, nessuno ha slot liberi da... Ma... Non ce la posso fare con questi. No, magari più in là qualcun altro, perché questi anche queste due serve qualche Ponyta non l'avevo mai sentito, no, manco io. Ecco, questa invece sì, questa sicuramente. Ma perché Torterra si evolve prima degli altri? Perché è un fiorizzozza, mi hanno detto. Però non sono sicuro. No, è vero, il mio al 32 non si è evoluto. Mi sembra veramente una cattiveria questa. Io intanto sto facendo i miei magheggi al centro. Al centro commerciale. Madonna mia. Appena arriverò li farò anch'io. Danno certe zozzerie. Ah sì? Stra sbroccate. Preparate un po' di soldi. Tanto non ho mai speso in niente, quindi dovrei averci. Sul primo, Rem, sul primo. Lui pure è interessante. Ah, lui c'ha già. Lui ce l'ha già, è vero, è vero. Lui è interessante. Ok. Anche se non è male ruggito, però vabbè, togliamo, dai. Non è malvagissimo. Luxray. Da pure non è male, eh. No, io la lascerei, dai, la lascerei. Questo si sa mai. Pure è buono. Dai, basta. Non colpirti da solo che mi incavolo. Ok. Ok, ci siamo, dai. Bene o male abbiamo il set. Ah, qua ce ne stanno altre. Sì, vabbè, ciao. Io mi sono finito i soldi già. No. Bella roba. Sì, vabbè. Ma io non ho i soldi per comprare qui. No, che carico il salvataggio? No. Ok. Le pozioni. No, mo vendo un po' di roba. Vendo le pozioni. Antidoti, antiparalisi, tutte ste cagate qua. Vabbè, ma qua ci sta il mondo. Cioè. Altro che le sfide di prima. Queste sono quasi di GC. Con due. No, ho sbagliato. Vendi. Ma tanto non ho mai venduto niente, quindi. Vabbè, queste no, perché potrebbero servire. Oh, ecco a che servono un attacco X, velocità X. Essere vendute. A venderli. Io non ce la faccio più, te lo giuro. Le bacche? No. No, le bacche non danno niente. Oh.
Mannaggia, bruciapelo. Mi sono sbagliato di nuovo. Ma dove stai? Fake out. Io sto ancora combattendo gli allenatori. Ma dove? È poco prima della città, nel percorso prima della città. Madonna, io ho un'ora che sto qua. Lo so. È che io mi ero fermata a fare una cosa che mi serviva. E quindi mi ci ho perso un attimo di tempo. Ah, beh, allora. Io i pippi su l'ho tolti, tanto per un PS. Minchia, ma tu tra l'altro con Gyarados hai il triplo intimidate. Incredibile questa cosa. Sì, sì, sì. Però non ti dico, al momento Gyarados è un po' sottolivellato. Perché l'ho dovuto lasciare in panchina. Non c'entrano tutti. No, esatto, anch'io ho dovuto fare delle scelte. Paccaroccia, ma io questa la butto, non ci faccio. Pure quelle, ragazzi, cioè, che ci facciamo? Ah, fa cagare, dai. Questa boh. Questa è carina. Taglio, e minchia ci fai? Cioè, te la danno, ma... Poi te la mettono nel... Questa è carina, no, carina. Infatti, no, fa cagare, via. Questa... Fa cagare. Forza pure, cioè, che serve? Ok, e queste vanno bene così. Oh, polvo stella, questa è fatta apposta per vendere, mi sa. Beh, grande la polvo stella dava anche un sacco di soldi, no? No, è da solo 1000, a quanto pare. Guardavo adesso un bel po'. Io il grande fungo... Perché glamiamo aria assalto? Queste non le posso vendere. Vabbè, c'ho 27.000, vediamo se ce la facciamo. Che alla fine di queste... Qua non è che ce ne servono troppe, in realtà. Ci serve qui. Questa, sicuramente. E... Boh, diamo un attimo un'occhiata. Quali ci può servire? Quella sicuro. Ok, l'abbiamo presa e la diamo. Hello? Hello? Raga? Si è impallato tutto? Buona questa. E non è la capture? Tutto bene? No. No, sto per smadonnare fortissimo. Perché? Si è bloccato tutto. Oh, la shit. Switch l'hai bloccata. No. E io non ho mai salvato. L'autosalvataggio. No, ci credo. Cioè, la Switch è nella dock. E si è bloccata. La Switch è nella dock, sì, non, cioè, non è stata proprio minimamente toccata, tu dici, vabbè, se l'hai sbattuta e... Ma prova a tirarla fuori dal dock. Lo sto fa, ma... È completamente bloccata. Nella stessa schermata che si vede... No... E poi il bello è che la musica continuava. Anzi, la musica continua ancora. Allora forse non è bloccata. No, è bloccata. Perché stavo insegnando una mossa a un Pokémon. Non lo so, provo. Non so, c'è un modo per sbloccarla effettivamente, non credo. È uguale a prima. Sento le madonne che piovono da qui. No, non è possibile però. Cioè, che cazzo... Oh, però stacca. Ecco a cosa serviva allora il...
l'autosave, perché loro sanno già che il loro gioco e la loro console è molto me, e quindi dicono per sicurezza mettiamo l'autosave a sti scemi. Insomma, vabbè, intanto noi curiamo il Pokémon. Ma sul serio? E adesso non si vede niente. No, non si vede niente, ma si sente la musica. Direi che l'unica cosa da fare è spegnere e accendere, ma questo purtroppo vorrebbe quasi sicuramente dire perdere i progressi di fino ad ora. Sì, perdere tutto. Niente, devo farlo perché è bloccato. Non si sblocca. No. Hai provato a cercare al volo su internet? Magari no. Dice qualcosa.